domande, una generale, sostanzialmente, un'altra sulle scelte tecnico-tattiche. Vorrei chiedere un aggiornamento, ecco, quale sia la situazione per quanto riguarda il discorso infortunati, se c'è la possibilità magari fin da domani di recuperare qualcuno, anche il possibile inserimento di Zanellato, no? E la seconda domanda dal punto di vista tecnico-tattico, dato l'emergenza in attacco e la squalifica di Bocic, se c'è la possibilità magari di adattare qualche ragazzo in emergenza, ovviamente, come Bois da esterno alto. Li aspettiamo perché primo sono giocatori importanti e secondo più siamo meglio è sia nelle scelte iniziali che durante la gara. È chiaro che ora sono fermi da un po', bisogna poi ricondizionarli, però adesso abbiamo 2 settimane dove possiamo lavorare tutta la settimana tipo e quindi abbiamo la possibilità di fare questo recupero. Per quanto riguarda sugli esterni, sì, avendo fuori sia De Luca che Bocic che Chiarella, ne rimangono due, ma hai nominato Boà, anche Francesco Deli può dare una mano in quel ruolo, nell'eventualità durante la gara qualcosa possiamo cambiare. Spesso abbiamo parlato di quanto sia importante avere una rosa di giocatori che possono occupare, qualche giocatore che può occupare più di un ruolo, perché con la lista 24 è ovvio che se ci sono, come in questo momento, un po' di assenze, devi per forza trovare il modo di adattare qualcuno e in ogni reparto abbiamo qualche giocatore che può fare anche altri ruoli e ci può dare una grande mano. Buongiorno mister. Vittorio San Giorgi per Tutto Sport e il Quotidiano di Sicilia. Parto da una considerazione. La gara che si giocherà domani, questo Catania Latina, ha probabilmente un sapore particolare perché l'ultimo Catania Latina non si è giocato, non si è disputato una partita fantasma di fatto perché a 24 ore da quella partita arrivò l'esclusione del Catania dal campionato. Quindi le chiedo se, insomma, al netto di questo valore simbolico rispetto a quella partita che non si giocò e che chiuse un capitolo, quella di domani potrebbe essere in un certo senso la gara che ne apre un altro, perché magari siamo a un punto, diciamo, di svolta e di conferma della stagione dove magari ci sono più certezze e la squadra inizia a fare ciò che lei si aspetta. Ma sicuramente a livello di tifosi, di piazza, è una partita che può segnare una cosa importante, nel senso che è una società che poi è andata male, non ne parlo perché non so tutto il percorso, e oggi si ritrova a giocare la stessa partita con una società sicuramente che sta dimostrando di essere molto solida e soprattutto molto vogliosa di poter portare qualcosa di nuovo a Catania, qualcosa di importante per questa grande piazza. Per noi è una partita come le altre, dobbiamo avere la forza di ragionare, cioè noi siamo fondamentalmente gli stessi che eravamo dopo Foggia, lo siamo dopo Caserta, dobbiamo avere la forza di considerare che ogni partita dobbiamo dimenticarci quella precedente, sia che quella precedente possa essere andata in maniera positiva, sia che possa essere andata in maniera negativa e cercare di ragionare sul percorso che stiamo facendo, sulla crescita che dobbiamo fare, cercando sempre di migliorare qualche cosa che magari si sbaglia nelle gare precedenti e mantenere quello che di buono si fa. Poi durante il percorso avremo comunque qualche passaggio a vuoto che può essere di una partita, che può essere di un frangente della partita e cercare sempre di limitare questi problemi che ci possono venire a creare, sempre con il collettivo. Poi le individualità che abbiamo le avete viste, le hanno già fatte vedere tante i ragazzi, abbiamo tanti giocatori forti individualmente, stiamo crescendo come collettivo e quando il collettivo e l'individuo iniziano a crescere può diventare qualcosa di bello. Ma sia oggi che più avanti dobbiamo avere la forza di cancellare immediatamente quello che succede nella domenica precedente. Con una considerazione degli avversari dal punto di vista tattico, immaginabile che il modulo scelto sarà il 3-5-2 e se una questione sul piatto, insomma, nella settimana è stata quella di una possibile superiorità numerica a centrocampo del Latina, appunto, come pensate di ovviare? Sì, loro hanno anche giocato il secondo tempo domenica in Coppa Italia 4-4-2. Dipende da quanto riusciamo a far abbassare i quinti loro e quindi magari non è detto che possa essere una superiorità, ma al di là di quello abbiamo preparato tutte e due le possibilità con le quali loro ci possono affrontare e sicuramente sapremo quello che magari dovremo riuscire a fare. Poi
Penso che abbiamo le qualità individuali con i giocatori, con i ragazzi che alleno di poter portare a casa la partita, a patto che l'atteggiamento che hanno tenuto in tutte le partite di questo campionato, tolta una che già sappiamo, viene mantenuto, perché vedere tanti giocatori correre tanto, aiutare il compagno è quello che poi fa permette alla squadra di poter vincere la partita, mettendo a posto determinate cose che nel percorso stiamo mettendo. Buongiorno mister, Edoardo Palma, Globus Magazine, due domande veloci. Intanto che Latina si aspetta al Massimino? Sappiamo che è una squadra in forma, ha fatto un solo diciamo completo passo falso finora in stagione, e poi le volevo chiedere se è più difficile ripartire dopo dei risultati negativi o confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite. Ma Latina è una squadra che sa sia andare un po' aggressiva che aspettare un po' più bassa nelle partite, fa tutte e due, e quindi dobbiamo essere bravi a capire il momento della gara, se loro sono aggressivi o sono un po' più diciamo passivi. È una squadra competitiva, organizzata, hanno comunque continuato un percorso con lo stesso allenatore da 8 anni, e quindi sicuramente si conoscono. Però noi, ma come loro del resto, ogni squadra deve pensare più a quello che cerchiamo di preparare noi per la nostra partita. È ovvio che guardiamo gli avversari, cerchiamo di capire cosa possono fare per metterci in difficoltà e cosa possiamo fare noi. È una squadra che sta facendo un ottimo campionato ed è molto meritato, perché hanno sempre giocato partite di un certo livello. Magari l'ultima non gli è andata benissimo, ma ogni partita in questo campionato sta dimostrando di essere una partita a sé. E la seconda? La seconda è più difficile di partire dopo dei risultati negativi o quando? Quello è, dipende, se vinciamo diciamo che... Io penso che vincere porti autostima, nello stesso tempo può, magari non è il caso nostro ovviamente, però può portare un po' di tranquillità. Dopo una sconfitta magari si ha uno svantaggio mentale, che è quello un po' di poter avere paura, ma dall'altra parte ti alza l'attenzione, quindi tutte e due. Diciamo che, come ho detto prima, che più o meno mi collego alla risposta che ho dato prima, dobbiamo cercare di dimenticare sempre la precedente. I ragazzi sono stati fantastici a dimenticare la sconfitta e non la prestazione, cioè a dividere tra sconfitta e prestazione col Foggia e giocare la partita successiva con personalità e con tranquillità. Oggi dobbiamo avere la stessa forza di cancellare la vittoria con Coppa Italia, la vittoria in campionato, e ributtarci in una partita senza pensare che magari abbiamo trovato una strada, perché c'è ancora molto da lavorare, c'è ancora molto da giocare nel campionato, e non possiamo pensare di che domani possa essere una partita che, siccome abbiamo vinto la partita prima, sarà facile da vincere. Assolutamente no, sono tutte partite complicate, complesse, dove devono essere affrontate come i ragazzi hanno sempre fatto fino ad adesso. Sandro Gaglio, Gaglio Web, buongiorno. Nel ragionare per non avere un ritorno degli ultimi 20 minuti del Catania Messina, è stato un calo fisico conclarato, un calo psicologico, sicuri del 2-0, c'è questo ragionamento, penso che è stato fatto, no? Tutto quello che hai detto è tutto l'insieme. Magari fisicamente qualcheduno era un po' che non giocava e magari era in difficoltà, mentalmente potevamo pensare che la partita fosse già portata a casa, e quindi sono tutte componenti che abbiamo analizzato. In quel momento lì magari abbiamo continuato a cercare di costruire quando non avevamo più la brillantezza e potevamo gestire meglio quei 10 minuti. Dopo la gara ho detto, sbagliando, che avremmo potuto lavorare meglio col possesso, ma loro erano molto molto aggressivi, avremmo potuto rompere un po' più il ritmo, magari rinviando dal portiere, faccio un esempio. A me piace sempre, e anche ai ragazzi, costruire, ma ci sono i vari momenti. Questa è un'altra cosa che si impara solo nelle partite, e abbiamo verificato anche questo aspetto. Magari domani capita la stessa situazione, avendo vissuto 3 giorni prima una situazione saremo in grado di leggerla nella maniera migliore e non rischiare di compromettere una partita che fino all'80esimo dici vabbè, ormai è andata, all'improvviso si è aperta, ed è molto poi complicato mentalmente riuscire a reggere 4 minuti, hanno battuto una rimessa laterale alla fine, che può succedere di tutto, e sarebbe stato un peccato per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Grazie.
Mister Attilio Scudari, catanista, Radio Fantastica. È una mia curiosità: quando lavora sulla squadra, lavora più sui principi della sua squadra, lasciando anche un po' perdere le caratteristiche dell'avversario, o il Catania cerca di leggere anche un po' l'avversario? Di leggere l'avversario, perché ogni tipo di uscita, ogni sistema di gioco concede determinati spazi dove noi dobbiamo riconoscere dentro la partita. Cerchiamo magari di codificare determinati movimenti, ma poi la scelta è quella del giocatore, e in questa squadra scelgono quasi sempre bene i ragazzi, c'è una qualità tecnica importante, e quindi è un vantaggio poi per me poter lavorare, perché la scelta poi conta molto la qualità del giocatore, e su quello scegliamo bene. Quindi è ovvio che se una squadra difende a 3, difende a 4, difende a 5 o attacca con 2 punte o una, gli spazi dove poter giocare sono diversi, e in settimana cerchiamo di capire quali sono gli spazi che si possono venire a creare muovendo la palla in un determinato modo. E poi, ripeto, io penso che l'allenatore abbia delle importanze in determinate cose, però allenare una squadra con qualità aiuta sicuramente noi a sembrare un po' più bravi o meno bravi. In merito proprio a quello che ha detto, è un Latina che, come ha detto anche lei precedentemente, anche dall'osservazione che ho avuto, cambia pelle, si adegua anche molto, decide anche certe volte se stare un po' più basso, se stare un po' più aggressivo. Ha usato tutti e due i moduli, 3-5-2, 4-4-2. Questo cambia un po' di strategia anche nel Catania. Credo che anche voi, anche in quelle che sono le caratteristiche tecniche di giocatori che potremmo vedere anche domenica, come Chirico e Marsura su tutti, può cambiare molto. E anche un giocatore come Deli, visto in Coppa Italia in quella maniera, se loro vanno col 4-4-2 puoi andare a nozze. Sì, sicuramente. Come hai detto te, come ho detto prima, è una squadra che fa un po' tutte e due, e dobbiamo essere bravi a leggere. Ovvio che la profondità te la danno gli avversari, no? Più alti stanno, più profondità abbiamo. Per esempio col Foggia è vero che non l'abbiamo attaccata benissimo, però era molto bassa e quindi c'era meno profondità, bisogna avere più pazienza. Su una squadra magari che sta un po' più alta, come il Messina o il Picerno, si può attaccare un po' meglio la profondità, o la stessa Casertana. Noi dobbiamo leggere quelle situazioni, i ragazzi lo fanno bene, su questo abbiamo anche lavorato, e quindi dobbiamo capire qual è il momento della partita per poter attaccare. Fondamentalmente la ricerca è quella di attaccare determinati spazi, e possono essere o dentro o fuori o sopra, dipende da quello che fanno gli avversari, e più giochiamo insieme più i ragazzi si conoscono, più i ragazzi riconoscono determinate cose, perché comunque le puoi anche lavorare, ma poi ripeto, sono loro che stanno facendo molto bene determinate cose e leggono anche delle situazioni individualmente, che è la bellezza di allenare questo gruppo, il fatto di stanno facendo crescere anche me nel riconoscere determinati spazi e tempi che magari prima non potevo vedere, perché magari avevo altre situazioni da dover allenare. Per cui lavorando sempre su questo, aumentando la conoscenza tra di loro, sarà sempre più facile riconoscere quali sono gli spazi da dover attaccare. È un tipo di partita che porta Rocca, Zammarini o Deli o chi sceglierà là da interni, sempre gli interni che abbiamo visto di Tabiani, cioè sempre lì, o c'è possibilità di che questi interni anche per l'interpretazione della partita possano guadagnare anche ampiezza? Perché ho notato che le sue mezzali stanno lì, è difficile che vadano in ampiezza. Anche lì dipende poi loro dove stanno. A volte con determinati sistemi di gioco si possono anche aprire. A me piace più tenere le mezzali dentro, perché hanno più possibilità di riconquista e hanno anche più possibilità di inserimento, e soprattutto danno sempre un po' di equilibrio. Poi nella fase molto offensiva tante volte vanno a tagliare davanti all'esterno, proprio perché partono da dentro il campo, ed è un po' quello che andiamo a ricercare. In fase di costruzione ovviamente più bassa è la squadra avversaria, più puoi anche tendere ad aprirli, perché cerchi di aprire spazi, perché ovviamente questo sapete anche voi, più una squadra sta bassa più si gioca laterale, perché non c'è spazio e bisogna cercare di portare più giocatori possibili. E questo, la partita di domani sarà bella, perché comunque loro fanno un po' tutte e due, dobbiamo essere bravi a leggere quando è il momento di fare una cosa e quando è il momento di fare un'altra cosa. Però io vedo un gruppo veramente in crescita, e la partita di domenica e quella di mercoledì fa capire a voi, a me no, perché dopo
Foggia, quando abbiamo fatto il pre-gara, vi ho detto che ero sereno e magari sembravo matto, però vi dissi anche che ero sereno perché vedevo i ragazzi. Questo è un gruppo che ha dei valori umani importanti, perché ha reagito in maniera importante domenica dopo la partita di Foggia, e mercoledì, giocando con tanti giocatori diversi, ha mantenuto la stessa identità e la stessa mentalità. È un gruppo che si sta aiutando, che si aiutano dentro il campo, che si aiutano nell'allenamento a capire qual è lo spazio migliore da poter attaccare. È un gruppo che sta crescendo veramente bene ed è veramente bello per me allenarli. Salve mister, Giuliano Spina, IV24. Allora, quanto è importante Sarao dopo l'ottima partita che ha fatto in Coppa Italia, soprattutto nell'ottica di sostituzione di Bocic squalificato? Un giocatore importante, l'ho sempre detto, un ragazzo di un'umiltà incredibile, di un sacrificio per la squadra incredibile, e sono veramente contento che possa aver fatto gol. Nel mio pensiero non è cambiato niente dal gol, da 2 minuti prima del gol al gol. Reputo sempre Manuel un giocatore importante per questa squadra, sia all'interno dello spogliatoio che soprattutto dentro il campo, ognuno magari per le sue caratteristiche. Però il gol avrà dato sicuramente fiducia a lui, se lo meritava, e sono molto felice per lui. Ma io quello che pensavo di Manuel è la stessa cosa prima della partita col Messina, dopo la partita col Messina. Buongiorno mister, Cityzone e Radio Amore, volevo chiederle se ha già riflettuto sul come dosare anche forze ed energie dei suoi giovani esterni bassi. Parlo di Castellini, che è stata anche grande rivelazione, vuoi anche per quello che è stato l'infortunio di Rapisarda, e sia del buon Maffei, che lei stesso ha detto è molto soddisfatto della sua prestazione in Coppa, considerato che chiaramente Mazzotta probabilmente, insomma, avrà avuto modo di farlo riposare nel match di Coppa. Come ha studiato anche l'apporto dei due ragazzi rispettivamente a destra e a sinistra per le prossime partite di campionato? Grazie. Alessio, abbiamo Alessio Castellini e Boa che stanno facendo i terzini a destra, entrambi. Anche David mercoledì ha avuto molto più gamba rispetto a Monopoli, un giocatore con una grande struttura, e andremo incontro poi a un periodo intenso di partite, e quindi ci sarà veramente lì ancora di più bisogno di tutti, ma sta crescendo e ora è pronto per... Invece Mattia Maffei ha fatto una grande gara, è un ragazzo giovane al quale bisogna dare il tempo di inserimento in tante cose, ha fatto una partita importante e ha fatto capire magari a tutti voi che è un giocatore che ci può dare una mano. Stiamo parlando di un 2004 che ha giocato con grande personalità, e Antonio Mazzotto ovviamente è un giocatore molto più esperto, come vi dissi dopo la partita di Caserta, recupererà da quella distorsione che ha avuto, perché è un ragazzo che ha veramente tanta voglia di emergere e di far emergere il Catania. Mattia ha la fortuna di essere dietro di lui e di imparare tante cose, perché quando si è giovani e si è vicino dei giocatori forti con grande esperienza bisogna cercare di rubare il più possibile, perché alla fine quando ti alleni con i giocatori forti è più facile migliorare. Se devi migliorare a tennis è meglio giocare contro Federer e perdere sempre che contro il raccattapalle, no? Si dice. E i ragazzi giovani nostri hanno una grandissima fortuna di essere vicino a dei giocatori veramente importanti che possono aiutarli molto nella loro crescita. Mister, buongiorno. Federico Lo Giudice, Chance Bet News. Allora, a questo punto mi viene spontaneo chiedere: il Catania è Federer o il raccattapalle in questo campionato? No, Catania è una squadra forte, con dei singoli forti. Stiamo lavorando sin dall'inizio per mettere insieme il collettivo, che è quando si parlava o si parla di tempo, di trovare 20 giocatori, è la costruzione di un collettivo, perché io su determinate individualità posso incidere poco, erano forti prima di arrivare qua e rimarranno forti quando andranno via di qua, o se dovessero rimanere qua fino alla fine della loro carriera. Quello che si deve fare è mettere insieme il collettivo, che è quello che riguarda la fase di non possesso, che è quello che riguarda la fase dell'aggressione in avanti, che è quello che riguarda magari l'unire determinate caratteristiche, quindi capire chi attacca la profondità in un modo, quando l'attacca, e tante cose che imparano i ragazzi giocando le partite, mentre in settimana si cerca di lavorare su questo tipo di discorso. Per cui noi dobbiamo avere l'ambizione di diventare Federer, ma in questo momento nessuna squadra può dire dove arriverà. Sicuramente dobbiamo avere l'ambizione di arrivare in alto, perché ne abbiamo le possibilità, però non arriveremo in alto né
perché ci chiamiamo Catania, né perché alcuni giocatori hanno già vinto questo campionato. Dobbiamo insieme cercare di diventare sempre più forti, che è quello che poi ci porterà il più in alto possibile alla fine del campionato. Ultima per me, mister, dal 23 luglio, giorno in cui ha iniziato il Catania ad allenarsi, a oggi, qual è la cosa che l'ha sorpresa di più e quella che l'ha soddisfatta di più? Ma raramente parlo dei tifosi, perché poi sembra che, però sinceramente la sorpresa è stata quella di vedere ad esempio mercoledì 10.000 persone in Coppa Italia, che fa fatica anche a vedere in Serie A o quasi tutte le partite, ormai è quasi diventato scontato che facciamo 18.000 persone, più o meno 17, 16, sono numeri che ti danno grandissima responsabilità. Quando sento dire tipo Milos che ha fatto gol domenica, quando ha fatto gol è un boato che ti rimane, sono cose che aiutano, perché sono sicuro che domani avranno la voglia di risentire quel boato. Quello che mi ha soddisfatto e nello stesso tempo è il rapporto che ho creato con i ragazzi. Devo dire, io non ho mai allenato una squadra con giocatori così forti, senza mancare di rispetto, ognuno ha le sue caratteristiche e qualità, quindi non è una mancanza di rispetto a dovero prima, anzi, per l'obiettivo che c'era avevo giocatori di un certo livello, ma nella totalità ovviamente Catania è un po' più forte, e mi dicevano sempre che trovi dei giocatori che fanno caratteri così, io invece ho trovato un gruppo di ragazzi veramente disponibili, umili nonostante abbiano grandissime qualità e soprattutto disponibili al sacrificio. Ho fatto vedere nei ragazzi nel video quando Di Carmine al 90esimo 4-0 ha fatto un rientro, quando Mino è andato a fare dei rientri a 2000 all'ora, quando Milos in Coppa Italia, oggi non gliel'ho fatto vedere, ma ha fatto un rientro di corsa importante, uguale Davide Marzo. Quando vedi i giocatori davanti, ora qualcuno che non ho nominato, ma posso nominare tutti di quelli davanti e danno una mano in questo modo, vuol dire che c'è grandissima unità di intenti. Questa è stata una sorpresa, perché mi raccontavano cose diverse chi le aveva allenate, quindi anche questa è una fortuna. E quello che mi ha soddisfatto, io penso che ho un carattere che vivo un po' alla giornata, nel senso che cerco di non vivere sull'entusiasmo, euforia, depressione, quindi in questo momento non ho ancora dato un punto cosa mi ha soddisfatto. Cerchiamo di andare avanti e vedremo alla fine dell'anno quanto saremo soddisfatti. Sicuramente posso dire soddisfatto del livello che abbiamo dentro il campo, con determinate cose. Sono soddisfatto del fatto che dopo la partita col Foggia ho avuto un gruppo che mi ha reagito in una maniera incredibile umanamente, e sono soddisfatto del fatto che dopo la partita col Foggia come mentalità l'abbiamo mantenuta, e quindi ho la sensazione che ci stiamo costruendo quell'identità che andiamo a ricercare passo dopo passo, e questa è una cosa che mi soddisfa. Lorenzo Stroscio, Globus Television. Lei parlava di collettivo. Adesso credo che i giocatori, avendo minutaggio nel gioco, nel campo, non hanno nessun alibi, no? Tutti sono alla stessa altezza, e a questo punto le faccio una domanda. Quanto diventa importante avere le 5 sostituzioni nel corso di una gestione di una partita importante come quella anche del Latina? Le 5 sostituzioni cambiano mezza squadra, quindi sono fondamentali. Alibi noi non ne abbiamo mai presi, ascoltavamo, era una cosa oggettiva, non era un alibi. Se un giocatore arriva dopo 5 giorni non può affrontare una partita di 90 minuti, se no vuol dire che noi che ci siamo trovati il 23 luglio sfogliavamo le margherite, quindi era una cosa oggettiva, gli alibi sono diversi. Oggi più giocatori stanno prendendo, abbiamo visto Francesco Deli fare un tot di minuti col Foggia e poi magari calare, fare invece 80 e passa minuti con il Messina mantenendo l'intensità e il ritmo, e ovviamente più si gioca più si prende minutaggio, è una cosa ovvia, e i 5 cambi per una squadra come la nostra dove abbiamo tante scelte. Ora considerate che abbiamo giocato con tanti giocatori nuovi col Messina e la squadra era competitiva e abbiamo fuori tanti giocatori, per cui una rosa come la nostra deve essere un grandissimo vantaggio più va avanti la partita, con la possibilità di far inserire giocatori forti che possono determinare da un momento all'altro. Buongiorno mister, Damiano Ducci, La Casa di Cigia, lucadimarzio.com. Ho due domande per lei, una diciamo più sull'aspetto campo e una fuori. Parto dal campo, non c'è mai stata occasione,
però in caso di assegnazione di un rigore volevo chiederle se c'è una gerarchia prestabilita, un rigorista designato, oppure se i ragazzi decideranno di volta in volta. Che ci pensavo l'altro giorno, perché penso che lo batteranno o Chiricò di Carmine. No, vabbè, nella mia speranza è quella che, se per dire ha fatto due gol di Carmine, faccio un esempio, possa batterlo Chiricò e viceversa. Ecco, questo è quello che mi piacerebbe a me costruire in questa squadra. Penso che sia una questione che si possa gestire tra di loro o tra di noi senza dover fare scenate. Sono giocatori importanti e intelligenti. Penso che il gol sia importante per loro, perché sono giocatori che ne fanno e che ne hanno sempre fatti e che ne faranno e che ne hanno già fatti, e quindi non ho paura nel dire lo deve battere Tizio piuttosto che Caio, perché sono sicuro che saprebbero gestirsi il momento. Per me ha parlato di aspetti emotivi, no? Tra lei e il gruppo poco fa, invece le chiedo che feeling si sta creando tra Luca Tabbiani e Catania città. C'è magari un'abitudine di questa gente, di questa città che lei ha fatto sua? Che tipo di rapporto sente che si stia creando a livello emotivo, umano, con questa piazza? Io esco poco, nel senso che vivendo insieme al prof e Michele stiamo in casa a guardare le partite, quindi non esco molto. È una città molto bella e la gente è molto calorosa, ti fanno sentire subito a proprio agio. È una città bella. Io devo dire la verità, non ero mai stato in Sicilia prima di ora, proprio mai, nel senso, a parte da giocatore, ma quindi dormivi e andavi via, e sono rimasto colpito dalla bellezza, almeno di quello che ho visto di Catania. Per quanto riguarda i catanesi, quello che ho la sensazione è che sono proprio innamorati della squadra, e quindi quando uno è innamorato ha dei picchi di gioia, dei picchi di depressione alti, ed è giusto ed è bello che sia così. E noi che lavoriamo nel Catania dobbiamo accettare determinate magari critiche che possono sembrare anche pesanti, ma la sensazione è che non vedono l'ora di poter dire ho sbagliato e andiamo bene così. Come tutte le persone che mettono tanta passione, come noi nel lavoro e loro nella propria squadra, si vive un po' di pancia, e quindi questo vivere di pancia a me piace le persone dirette che ti devono anche dire le cose che non vanno bene, brutte in faccia, però poi le stesse persone ti dicono va bene così, ed è quello che comunque è bello per noi allenatori, poter vivere in un posto dove ti fa vivere grandi emozioni e grandi difficoltà che poi serviranno nel corso della carriera di ognuno di noi da saperci convivere. Mister Leonardo Russo, Futura Production. Domani ospiteremo il Latina, squadra che ha il secondo miglior attacco in campionato e con una forte propensione nei minuti finali a fare gol. Sapendo che lei è un analista delle partite, analizza molto le partite, quali sono le contromisure che lei ha attuato, ha pensato o comunque... Più che in quella, diciamo che in casa, se andiamo a vedere le due sconfitte, le abbiamo preso gol in un momento dove pensavamo veramente di dover far gol da un momento all'altro. E questo, rivedendole in quei minuti lì, abbiamo un po' esagerato, nel senso, magari dicendo tanto dobbiamo far gol. Proprio analizzando il fatto che loro invece magari ne fanno un po' verso la fine, non è detto che una partita si debba sbloccare subito, dopo 10 minuti, dopo 20, è una partita lunga, con i 5 cambi che abbiamo noi possiamo sempre determinare da un momento all'altro un eventuale cambio di risultato, per cui dobbiamo mantenere comunque la compattezza e il modo di giocare che abbiamo avuto nei primi 60 minuti, perché in entrambe le gare in quei minuti lì abbiamo alzato un po' troppi giocatori, abbiamo preso un paio di ripartenze che poi non sono state il gol, ma ha dato fiducia agli avversari, mentre invece dobbiamo rimanere equilibrati dall'inizio alla fine della partita, qualunque possa essere il risultato durante i primi 70-80 minuti. Poi negli ultimi 10 vediamo quanto stiamo e vediamo che tipo di partita sarà.